a scuola. Sì, sì, sulla riapertura delle scuole c'è una grande divisione. Speranza è a favore, dice io sono per andare a scuola. De Luca, al contrario, afferma io sono per non andare a scuola. Un punto d'incontro tra le parti l'ho trovato Di Maio affermando io non sono mai andato a scuola. Comunque. E i genitori però spingono perché la didattica avvenga in presenza, per garantire ai figli quel giusto percorso educativo che la didattica a distanza non è in grado di dargli. Cioè, in italiano? Non ne possono più di avere i figli tra i coglioni. Per fortuna le regole in caso positivo in classe sono chiare. Scritte bene, non lasciano margine al dubbio. Benissimo. La circolare è chiara. Sì, allora, sì. Io me la sono imparata a memoria. Sì, ok? Sì. Allora, un positivo in classe, lezioni in presenza, tamponi subito da ripetere dopo 5 giorni. Ah, beh, chiarissimo, fine. Alle elementari però. Ah. Perché alle medie invece no tamponi, sì, ma si resta in classe con mascherine FFP2. Oh, okay. Se i positivi sono 2 però, sì, tutta la classe in DAD. Tutte le scuole? No, solo l'elementare, perché se succede alle medie... Tutte in DAD? No, in DAD solo i non vaccinati. Sì. E anche i vaccinati, ma da più di 120 giorni. E i guariti? Se guariti da meno di 120 giorni, in presenza. Se no, in DAD. Non so se ho capito. Invece i vaccinati da meno di 120 giorni possono stare in presenza. Mi sto perdendo. E se uno in più è positivo? Posso andare in bagno? Vanno in DAD anche i vaccinati! La sapevo, guarda! Sembra il quesito della Susi. Floris, l'hanno chiamata la circolare Bartezzaghi. È così complicato che quando l'ha letta a Parigi, il Nobel per la fisica, l'unica cosa che ha detto è stata: adesso capisco come si sente Toninelli. Grazie, noi siamo qui.